e sul web, denunciati in 18, il commissariato elbano porta a termine l'operazione dopo un'indagine di due mesi, tra i truffati anche 18 elbani che avevano sporto querela, denunciati due giovani campesi presi in poche ore, sono accusati di furto aggravato, guida in stato d'ebbrezza, danneggiamenti aggravati e furto con scasso, avevano precedenti specifici, il sindaco di Rio Marina e Rio nell'Elba Convocano la conferenza dei servizi, dorsale idrica, centrale Enel e Asa dicono il piano interessa a tutti, le voragini sono un pericolo, un coinvolgimento delle infrastrutture di servizio avrebbe ripercussioni su tutta l'isola. Un sms contro il disagio, parte anche nelle scuole urbane il servizio di segnalazione delle problematiche legate allo spaccio e al bullismo nelle scuole. Buonasera cari e gentili telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione. In copertina una notizia di cronaca che parla ancora una volta di truffe online e ci sono anche alcuni elbani fra coloro che sono stati truffati via internet. È stata portata a termine un'operazione che ha coinvolto tutto il territorio nazionale e che ha visto truffati 18 persone elbane che avevano intanto Sporto denuncia. Le persone denunciate sono circa 20 in tutto lo Stato. Ci sono anche alcuni elbani tra coloro che sono rimasti vittime delle truffe online intercettate dalla Polizia di Stato. Il personale della stazione anticrimine del commissariato di Portoferraio ha concentrato l'attenzione proprio sul fenomeno dei reati contro il patrimonio perpetrati attraverso internet. Un fenomeno in cui sono rimasti coinvolti diversi acquirenti elbani che, vista la difficoltà a reperire alcuni articoli, ricorrono all'acquisto online. Al termine di una laboriosa attività investigativa, protrattasi per circa due mesi, sono stati individuati una ventina di persone residenti in diverse regioni d'Italia, di età compresa tra i 30 e i 65 anni, alcuni dei quali con numerosi precedenti, dediti alla perpetrazione di articolate truffe sui più diffusi e noti siti di compravendite online. In pratica gli articoli venivano posti in vendita all'interno di sezioni online a volte postate su falsi siti creati ad arte e successivamente sospesi. Il proposito era quello però di non effettuare mai la consegna. Si trattava di articoli per lo più di natura tecnologica e informatica oltre che di attrezzature sportive di vario genere per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. A fronte di 18 querele ricevute per truffa online sono state denunciate 16 persone per truffa e due per indebito utilizzo di carte di credito. I soggetti individuati fanno sapere dal commissariato sono soliti commettere truffe online su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi anche avvalendosi di documenti rubati, falsi o con contraffazioni utilizzati per ottenere carte correnti prepagate su cui ricevere i pagamenti degli incauti acquirenti, o per intestare provvisorie schede telefoniche con cui mantenere temporaneamente contatti con gli acquirenti. L'attività di monitoraggio prosegue e a questo proposito, in considerazione dell'intensificarsi delle compravendite sui siti internet, anche in vista delle feste natalizie, la polizia ribadisce alcuni consigli utili per prevenire eventuali tentativi di truffa. Prima di fare acquisti è bene informarsi sul venditore, sui motori di ricerca e consultare i feedback. Leggere bene le condizioni di vendita di spedizione e le caratteristiche del prodotto, con attenzione ai prezzi troppo bassi. Inoltre è bene acquistare su siti sicuri e, se possibile, preferire pagamenti in contrassegno, con il circuito O PayPal o con bonifici bancari ed infine evitare le ricariche di carte ricaricabili. La sezione anticrimine del commissariato e l'ufficio denunce sono a disposizione per ogni chiarimento. E adesso vi diamo conto di una notte brava di due ventenni eh, di Marina di Campo che sono stati beccati in poche ore dopo aver rubato e danneggiato un'ape, eh, essere entrati dentro le strutture del campo sportivo di Marina di Campo danneggiando tutto quello che era possibile danneggiare e rendendosi anche artefici di fatti poco edificanti. Eh, nel servizio vi diamo i particolari. Gravissimo episodio di vandalismo ieri notte a campo nell'Elba. Due ventenni hanno dapprima rubato un furgoncino ape alla pila. Il mezzo era stato lasciato incustodito con le chiavi al suo interno. I due però hanno fatto poca strada perché, complici i fumi dell'alcol ingerito in abbondanza, giunti in località Bonalaccia hanno, come si dice, addrezzato una curva. Sono cioè finiti rovinosamente fuori strada, danneggiando gravemente il mezzo. Non paghi dell'impresa, i due soggetti hanno deciso di continuare la serata all'interno del campo sportivo, dove, una volta scavalcata la recinzione, hanno sfondato tutte le porte sfondabili, scassinato la macchina del caffè, dalla quale hanno sottratto gli spiccioli, sbattuto contro il muro le cialde del suddetto caffè, per poi chiudere l'impresa con un gesto davvero disgustoso. I fenomeni hanno infatti defecato sul pavimento dello spogliatoio dei bambini. Non appena avvertiti dell'accaduto, i carabinieri della locale stazione hanno provveduto al fermo di PM, 20 anni di campo nell'Elba, e di DLPL, 19 anni, argentino ma da tempo residente a campo. Per i militari della Benemerita, che avevano notato i due in giro per il paese durante la notte, è stato semplice fare due più due. Inoltre, i soggetti in questione sono già noti alle forze dell'ordine per specifici precedenti in materia di vandalismo. Messi davanti alle loro responsabilità, i due non hanno nemmeno provato a difendersi, del resto, tra materiale organico e impronte lasciate nei luoghi oggetto delle loro rivoltanti bravate, le prove a carico non mancano. I due vandali sono stati denunciati per furto aggravato, guida in stato di ebbrezza, danneggiamenti aggravati e furto con scasso. Ed è stata ripulita e rimessa a nuovo la targa del palazzetto dello Sport intitolato a Monica Cecchini. Ricordiamo che la targa, oltre a essere stata danneggiata dagli agenti atmosferici, era stata anche danneggiata da alcuni vandali. Ne dà notizia Vincenzo Fornino. La targa del palazzetto dello sport intitolato a Monica Cecchini è stata ripulita e restaurata, ne dà notizia su Facebook il consigliere portoferraiese Vincenzo Fornino. La targa è dedicata alla memoria della giovane sportiva e che dal nome al palazzetto, già devastata dall'incuria e dagli agenti atmosferici, era stata sfregiata anche da scritte offensive ad opera di un vandalo. Il fatto era stato segnalato proprio da Fornino, che si è subito mosso per avere aiuto nel rendere la giusta dignità e autorevolezza alla targa, e come promesso è stata pulita e sistemata. Le lettere sono state tutte smontate, ripulite e sostituite, quelle deteriorate o mancanti. Quindi ora è stata riposizionata al palazzetto in forma fornino. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente della Cosimo dei Medici, la ditta di Paolo Castels, e chi ha collaborato a ridare dignità a questa testimonianza. Il consigliere fa un appello contro questi atti vandalici, che continuano a ripetersi a Portoferraio, ma anche nel restante territorio urbano Spero che prima o poi venga colto qualcuno in flagranza, in modo da dare esempio a chi con leggerezza, conclude Fornino, ed incuria, offende e distrugge l'immagine della città e delle persone. I sindaci di Rio Marino e di Rio Elba scrivono a tutti i colleghi per chiedere una conferenza dei comuni sull'emergenza delle voragini. Un coinvolgimento delle infrastrutture di servizio dicono avrebbe gravissime ripercussioni su tutto il territorio dell'isola d'Elba. I sindaci di Rio Elba e Rio Marina chiedono ai colleghi la convocazione di una conferenza dei sindaci sull'emergenza del piano. Il caso è quello delle voragini che si aprono nei pressi della strada e ora anche nei giardini privati, con comprensibile allarme dei residenti. Claudio Resanti e Renzo Galli scrivono ai colleghi per concordare una posizione e iniziative per un intervento sul territorio. Vale la pena di ricordare che su di esso insiste, oltre alla stazione di pompaggio ASA, anche la dorsale idrica, nonché la centrale di trasformazione dell'ENEL dell'elettrodotto che distribuisce energia elettrica sull'Elba. Ricordiamo inoltre che la viabilità tra i porti di Rio Marina e di Cavo con il resto dell'isola risulta praticamente interrotta, mentre la sicurezza del territorio è essenziale per il turismo e soprattutto per la qualità della vita dei cittadini che vi risiedono. Un coinvolgimento delle infrastrutture di servizio potrebbe avere gravi ripercussioni su tutta l'isola, per cui queste amministrazioni ritengono indispensabile aprire un confronto per accelerare il finanziamento degli studi necessari a circoscrivere il fenomeno e a mettere in sicurezza il territorio. A tale scopo le due amministrazioni richiedono la convocazione di un'apposita conferenza dei sindaci da tenersi, come già prospettato da alcuni colleghi, al più presto sul posto con prosecuzione presso la sala consigliare del comune di Rio Marina. Confidiamo pertanto nella vostra sensibilità a parteciparvi in modo costruttivo e a non la Lasciarci soli a decidere su questioni che avrebbero ripercussioni sull'intero territorio urbano. Abbiamo approfondito il tema delle voragini che si. Ehm... Aprono nel territorio di Rio Marina. Abbiamo sentito il professor Casagli, Nicola Casagli del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università di Firenze. Casagli dice che la voragine che si è aperta nel giardino privato era stata monitorata, ovvero si erano già registrati dei movimenti e piccoli movimenti nella zona nei giorni precedenti. La zona dice è a rischio da sei anni e dà la colpa ad ai pompaggi di ASA che potrebbero essere fatti in modo diverso. L'anomalia è stata registrata, ma il fenomeno è stato improvviso. Il professor Nicola Casagli del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università di Firenze interviene con alcune precisazioni dopo l'episodio di sinkhole che si è verificato nel giardino di un'abitazione al piano. Nei giorni precedenti il sistema di monitoraggio aveva registrato un movimento di 2 cm, spiega Casagli. Capita spesso di registrare questi piccoli movimenti, ma in una zona con piante i 2 cm possono essere anche dati dal movimento della vegetazione stessa. voragine che poi, a parte, si è formata velocemente in circa 15 minuti, quindi in un tempo brevissimo. Era stata vista, nonostante le piccole dimensioni, e si trovasse in un prato. Più la voragine che si forma è grande, più è ampio il margine di preavviso. Tutti i sintomi che confermano l'alta pericolosità della zona che i tecnici definiscono rossa dal 2008. E da allora, precisa il professore, che la zona del piano è andata in crisi. La tesi di Casagli è che tutto quanto sta succedendo sia dovuto ai pompaggi di asa. I pompaggi, spiega nel periodo in cui il terreno è saturo di acqua, provocano questi problemi. Nella stagione secca non hanno conseguenze, ma nella stagione umida, con il flusso veloce dell'acqua che va verso il pozzo, si creano vuoti dentro la parte sabbiosa. Di conseguenza, il terreno collassa. Ancora una volta dice Casagli: dico che dovrei avere i dati relativi agli emungimenti correlati con le conformazioni del suolo per capire il limite massimo di acqua che può essere estratta. Rivadisco che non ho mai detto di interrompere i prelievi, ma di farli casomai in maniera diversa. Un sms contro il disagio parte anche nelle scuole Elbani, il servizio di segnalazione delle problematiche che sono legate al bullismo nelle scuole, ma anche allo spaccio. Da oggi, per segnalare episodi di bullismo e di spaccio legati alla vita scolastica, gli studenti hanno un'arma in più un numero sms al quale segnalare eventuali problemi. Non si tratta naturalmente di un numero d'emergenza. In caso di necessità legata ad un pericolo immediato, infatti è più utile e semplice chiamare i classici numeri di pronto intervento. Viceversa, se si vuol segnalare in maniera efficace e discreta un problema di legalità all'interno o nell'area circostante la propria scuola, bisogna comporre il 43002 e inviare un messaggio nel quale si spiega l'accaduto. La fruizione del servizio non è riservata ai soli studenti, genitori, insegnanti, comuni cittadini potranno utilizzare il numero in questione inviando un SMS dedicato. Il messaggio dovrà contenere all'inizio l'indicazione della provincia dove si è verificato l'episodio, nel nostro caso Livorno, seguita dalla segnalazione dell'evento. Nel caso in cui l'SMS sia carente di tale indicazione geografica, il sistema prevede l'invio automatico al segnalante di un messaggio di risposta, con il quale sarà richiesto questo specifico riferimento. Il messaggio viene pertanto inoltrato alla Questura competente per territorio. Tutte le segnalazioni, siano esse pervenute con o senza identificativo del chiamante, verranno trattate con modalità protette nel rispetto della vigente normativa. Adesso una notizia che interessa il comprensorio e precisamente Piombino, infatti la Lucchini passa di mano e va agli algerini della Cevital. Il comitato di sorveglianza ha giudicato l'offerta algerina più vantaggiosa di quella degli indiani della Gindal. La Lucchini di Piombino ha finalmente un nuovo proprietario: è il gruppo algerino Cevital, che per il comitato di sorveglianza presieduto dal commissario straordinario Piero Nardi ha presentato un'offerta migliore rispetto a quella del gruppo indiano Jindal. Una buona notizia quindi per l'intera città e per gli oltre duemila lavoratori del polo siderurgico. L'offerta del gruppo Cevital si legge in una nota della Lucchini presenta condizioni più vantaggiose di quella concorrente, sia per quanto riguarda gli interessi dei creditori, sia per ciò che concerne le ricadute sociali del piano industriale, che prevede a regime l'occupazione di tutto il personale di Piombino mediante il rilancio della produzione di acciaio e attraverso importanti elementi di diversificazione nei settori dell'agroalimentare della logistica e riguarda un perimetro più ampio il che rappresenta uno dei criteri contemplati dal disciplinare di gara l'offerta della Cevital garantirebbe la ripresa dell'intero ciclo integrale della fabbrica con una diversificazione della produzione la proposta degli algerini comprende infatti l'acquisizione di quasi tutte le aree della Verte e del 69% delle quote di GSI adesso manca soltanto la firma del Ministero dello Sviluppo Economico per la stipula del contratto preliminare di cessione grande soddisfazione ne hanno espresso i sindacati il sindaco di Piombino Massimo Giuliani e il governatore Enrico Rossi avevo detto che mi sarei giocato tutto su Piombino ha commentato Rossi si tornerà a produrre acciaio come chiedeva il territorio sono previsti 400 milioni di investimenti per la realizzazione di due forni elettrici e un nuovo laminatoio e in due anni saranno riassorbiti tutti i dipendenti. E parliamo adesso di storia di Portoferraio, la Portoferraio che fu in mostra alla Gran Guardia fino al 30 novembre. Foto e filmati sono stati raccolti dall'Università del Tempo Libero grazie alla collaborazione dei cittadini. L'iniziativa fa parte di quelle che sono destinate alla Festa della Toscana. È stata inaugurata il 23 novembre la mostra fotografica Portoferraio Comera. La mostra resterà in esposizione nella Sala della Gran Guardia per tutta la settimana di celebrazioni della festa della Toscana, vale a dire fino al 30. È organizzata dall'Università del Tempo Libero e nata da un'idea di Loredana Maffoni e Silvio Pucci. Grande il successo di pubblico della giornata inaugurale. Sì, anche oggi è, sta, eh, anzi, oggi è stato un momento importante, abbiamo aperto i lavori eh, di contributo a quella che è appunto la festa della Toscana, da oggi fino al 30 e oltre perché arriveremo fino al 6, ci sono tutta una serie di iniziative che eh, ci accompagneranno. Quella di oggi, l'apertura, è stata un'apertura che ci ha riportato a quelle che sono le nostre radici, con, eh, ci hanno fatto riassaporare le immagini, i momenti di una Portoferraio che fu. Un annetto fa, eh... Ho visto che esisteva la pagina Facebook con il titolo che adesso ha il sito e ho cominciato a partecipare alla discussione che si svolgeva perché ho visto che ci mettevano foto, filmati d'epoca e siccome sono sempre stato interessato alla storia del paese a cui sono tornato dopo tanti anni, ho mi sono proposto per, eh, avendo lavorato per tanti anni all'Università di Siena come eh, funzionario informatico per l'appunto, messo a disposizione le mie capacità di, di creare un sito per eh, raccogliere e avere maggiore divulgazione di queste testimonianze fotografiche e digitali, rendendole digitali del, della storia di Portoferraio soprattutto concentrata sul Novecento. Diciamo, il progetto è coordinato soprattutto dall'Università del Tempo Libero. L'idea è quella di svilupparlo, è un work in progress, è quella di svilupparlo eh, via via che arrivano contribuzioni e Devo dire che in qualche mese abbiamo raccolto tantissimo materiale grazie a tutta una serie di cittadini che semplicemente hanno intenzione di mettere a disposizione chi è collezionista, chi è interessato a determinati aspetti di Portoferraio. Il sito di fatti è in divenire, c'è ancora molto da lavorarci, però siccome si tratta di strumenti dinamici... C'è la possibilità di intervenire comunque via via. Già, siamo già a diverse migliaia di foto. Naturalmente non sono tutte sul sito perché le possibilità di lavorarci insomma sono compatibilmente con i tempi. L'allenatore del Rio Marina Puccini si dimette e poi striglia i suoi giocatori su internet. Il messaggio ha raccolto oh, tantissimi eh, messaggi di solidarietà. Infatti l'allenatore prima. Si è autoaccusato di un fallimento sportivo ed umano e poi ha strigliato i suoi giocatori. Le dimissioni al tempo di Internet. Riomarina si è consumata una vicenda esemplare dal punto di vista comunicativo. L'allenatore ed ex giocatore della squadra di calcio locale Luigi Puccini, considerati i risultati negativi degli ultimi tempi, ha deciso di lasciare la panchina. Fin qui niente di particolarmente strano, si direbbe, ma Puccini, per chiarire le cose, ha deciso di scrivere su Facebook come stanno tutte le situazioni. Uno sfogo? Un atto di accusa? Puccini, in realtà, si prende tutta la responsabilità per quello che chiama un fallimento e precisa che la sua è solo un'autocritica, ma colpisce per sincerità ed efficacia, un po' come un video di trapattoni. Colpisce a tal punto che Puccini riceve una pioggia di messaggi di amicizia, un gran numero di attestati di stima e solidarietà, che addolciscono molto l'amarezza di questo presunto fallimento totale. La vicenda di qualche giorno fa e non sappiamo come sia finita, certo che ci pare istruttiva, anche perché tra gli interventi a difesa di Puccini ne arrivano alcuni particolarmente significativi, come quello di Marcello Todella, ex assessore allo sport di Rio Marina, ma soprattutto ex giocatore e attualmente allenatore molto stimato nel mondo dello sport urbano. Sinceramente, vedere uno come te che molla mi fa stare un po' male, però ti capisco, scrive Todella, e quando il vaso è colmo, quando la misura è superata, bisogna fare qualcosa, te in questo modo hai agito dal Gran Signore. E con questa ultima notizia chiudiamo l'edizione di oggi del telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera.